È un momento importantissimo, anche e soprattutto perché qua sono schierati coloro che proteggono tutto il popolo. Sì, diremo che questa è l'Arezzo più bella, quella che si sa impegnare al servizio degli altri e aver scelto la Madonna come protettrice, come segno, come esempio di riferimento è un gran gesto. In realtà la Madonna appena seppe di essere la madre di Dio si mise subito a fare servizio, andò ad aiutare Santa Elisabetta che aveva bisogno, andò a fare da badante e credo che questo sia un bel segno e va diffuso nella città, questa è la cultura positiva della pace. Nel suo discorso all'interno della chiesa lei ha ringraziato la provincia, la protezione civile per come si è messa a disposizione quando lei ha donato questo spazio di San Domenico. Sì, io non ho donato, ho soltanto fatto da catalizzatore, ho messo insieme pezzi e ha funzionato. I domenicani sono stati disponibili, il prefetto e il sindaco mi hanno dato autorevolezza, dopodiché abbiamo fatto il nostro dovere. Un nome molto particolare, anche simpatico, che è però molto importante per aiutare le persone, GUX. Che cosa vuol dire? È il gruppo da soccorso Unità Cinofile da Soccorso. E noi si opera nel Val d'Arno, in tutta la regione, tutta la provincia di Arezzo. Lavoriamo con i cani fondamentalmente per la ricerca di persone scomparse e ricerca in superficie. È un impegno che nasce da qualche anno, soprattutto dalla volontà di persone che hanno la passione per i cani fondamentalmente, che hanno deciso proprio di mettere a disposizione del prossimo questa passione. È un lavoro che richiede pazienza, sicuramente, però è molto gratificante. Quali tipi di cani sono più adatti a questo vostro lavoro? Allora, noi abbiamo tutti i tipi di cani da tutte le razze, non c'è un cane in particolare, basta ovviamente ci sia un forte legame fra il padrone, fra il conduttore e il cane e che il cane abbia voglia di giocare, perché comunque per il cane poi il lavoro diventa un gioco e quella è la parte fondamentale.